tratta spessissime volte, se non sempre, no, il banchi comunale ci può dare registra pure quello che accade, anche imparziale, completa, diciamo, esaustiva di quello che succede. Quindi una parola Alessandro, mi fa molto piacere, prego Alessandro. Beh, il quadro del Consiglio Comunale attuale, quello che comunque sto seguendo di più quasi sempre, credo di non essere una persa una, hanno visto solo gli ex multiservizi ne hanno visti più di me, immagino. Era un quadro abbastanza desolante, se vi è capitato di vedere almeno un Consiglio Comunale. Non so quelli di prima, mi raccontano di Consigli Comunali che non erano così entusiasmanti, nemmeno prima, però quello attuale, insomma, non è un bello spettacolo, gigante. Però vorrei iniziare dalla colpa, pure. Di chi potrebbe essere la colpa, insomma, prima di darla alla politica, che è facile, cioè, penso la colpa sia pure dei cittadini, perché non credo di aver visto, al di là delle solite 4-5 facce, tante persone lì col fiato sul collo sul politico di turno che hanno votato alle precedenti elezioni. Magari in tanti nemmeno si ricordano chi hanno votato alle ultime elezioni e chissà perché hanno dato quel voto, quindi questo credo che sia il primo problema. A Frosinone è stato fatto anche un convegno su un voto di scambio, no? E credo che a Frosinone questo fenomeno non manchi, non ci vuole la mafia, insomma, cioè, spesso lo scambio si basa su cose molto più semplici, specie in centri così. La cosa disarmante che esce dal Consiglio Comunale è il ruolo assolutamente non da protagonisti dei consiglieri comunali, che non interpretano, insomma, questo ruolo nella maniera in cui dovrebbe essere interpretato. Molti consiglieri comunali vengono a sapere dei magagni in delibere di giunta piuttosto che in determine di un dirigente o in delibere dello stesso consiglio comunale che hanno votato dalla stampa, magari quando magari noi ci mettiamo lì a sviscerare gli atti e a sollevare dei profili critici, magari solo in quel momento il consigliere comunale si rende conto di aver votato, di aver avallato, di non aver approfondito una tematica. Questo penso che sia l'aspetto più sconcertante, no? Cioè il fatto del mancato studio delle delibere. Poi molti consigli comunali si lamentano del fatto di essere in grado di leggere gli atti che arrivano in consiglio comunale o la sera prima oppure due giorni prima, cioè questa è una cosa inaccettabile. Io non voterei mai, se veramente è così, io non voterei mai una delibera che ho avuto la possibilità di leggere solo la sera prima, magari complessa. Questo avviene soprattutto sull'urbanistica, ad esempio. Quindi la responsabilità però non è solo di chi gliela porta la sera prima, ma di chi per ordine di scuderia, perché appartiene a quel gruppo politico piuttosto che ad un altro, perché ha quel rappresentante di giunta, allora deve votare per forza. Spesso questo discorso si fa solo per i parlamentari, no? Che votano senza sapere quello che votano. Però il Consiglio Comunale può essere anche più pesante, perché poi magari passa una delibera urbanistica che condiziona la vita della città. Tra l'altro un'altra cosa abbastanza demoralizzante per chi si affaccia per la prima volta in Consiglio Comunale è vedere che al di là di due o tre persone degli altri 28, 29, insomma, non si è mai sentita nemmeno una voce. Questa è una cosa che è stata sollevata molte volte. Certe volte i consiglieri comunali si ricordano di intervenire solo quando quel gruppo, quel partito, quel gruppo civico deve comunque rivendicare qualcosa. Quindi il fatto di intervenire in consiglio comunale significa lanciare un messaggio alla giunta, perché per dire guarda che ti metti in difficoltà, guarda che anche io posso rompere le scatole. Quindi questo demoralizza, perché se questi interventi li fanno solo per lanciare delle minacce alla giunta, magari per dire vedi che io posso esercitare il ruolo di consigliere comunale, vuol dire che in tutte le altre sedute hanno rinunciato a questo ruolo di consigliere comunale. Questa è una cosa che è una tendenza che andrebbe invertita. La cosa più grave che è successa in questa consigliatura, visto che si parla di democrazia e partecipazione, al di là della consulta, come ha fatto accenno Francesco Notarcola, che è stata praticamente silenziata, la consulta delle associazioni, che negli scorsi anni ha fatto delle battaglie importanti e continua a farle comunque in ogni caso, cioè il fatto che in Consiglio Comunale sono arrivate delle delibere popolari. L'azzeramento dalla consulta da parte di Marini prima e poi di Ottaviano è un capolavoro di stupidità, perché noi avevamo elaborato un programma che ricepiva tutti i punti contenuti nel programma elettorale di Marini e volevamo discutere con lui come realizzare, perché il programma non c'è stato mai. Il problema è gelosia personale, quindi
gelosia personale. È perché la partecipazione con le associazioni contrasta con altri interessi e a lui interessavano altre cose. Dicevo, una cosa abbastanza grave, il caso che ho fatto la consulta è un caso eclatante che mi è capitato di commentare nel mio lavoro quest'anno, che è quella della delibera popolare su un mutuo che era destinato a una cupola, quella dell'Unitazzi, dove facevano attività sportive disabili, che praticamente è stato preso e portato sullo stadio. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, magari lo potevano fare i consiglieri comunali, cioè da giornalisti uno va sull'albo del comune, trova la delibera, vede questa cosa, la scrive, dice, per voi è normale. Per fortuna si è sollevato un po' un polverone e comunque l'associazione ha raccolto le firme, l'Unitazzi. E visto che il tema non si imponeva in consiglio comunale, perché i consiglieri comunali hanno rinunciato al loro ruolo, questo è quello che dicevo prima, c'è questo strumento che ha scoperto proprio la consulta delle associazioni durante la gestione Marini, che è quello della delibera popolare, delibera di iniziativa popolare, cioè l'articolo 54 dello statuto. Quindi a proposito di democrazia, questo è uno strumento importantissimo. Siccome il Consiglio Comunale non era in grado di rappresentare le esigenze di centinaia di cittadini disabili che frequentavano la struttura, chi ci lavorava, comunque tutti i cittadini che sono sensibili a questo tema, è stata data via questa raccolta firme. In pochissimi, nemmeno un mese, sono state raccolte 600-700 firme e subito presentata la proposta di delibera. Allora, il sindaco Ottaviani e la sua giunta l'hanno portato in Consiglio Comunale a 90 giorni dalla presentazione della delibera popolare, cioè hanno preso tutto il tempo possibile che lo statuto imponeva. Quindi prima mancanza di sensibilità verso la partecipazione è prendere tutto il tempo possibile invece di portare un'istanza della popolazione subito in Consiglio. Quindi questo mi sembra il primo elemento. Portata in consiglio questa delibera di iniziativa popolare, dopo una discussione infinita in cui alla fine si è conclusa nel conflitto fra candidato personale, dal sindaco Ottaviani e l'illustratore della proposta, che è comunque del PD e quindi ha fatto parte dell'amministrazione Marini, che era Piero Quaresima. Alla fine di questa discussione con le persone, i disabili interessati a questa struttura in aula, si è arrivato a non nulla di fatto e il sindaco Ottaviani ha sfoderato attraverso la maggioranza una proposta di emendamento di modifica di questa delibera popolare. Al di là dei dubbi, magari Vincenzo Iacovizzi da studioso si potrebbe discutere di questo, però lo statuto non dice che è inemendabile una proposta popolare. Una proposta quando va in aula è emendabile, è emendabile ovviamente, perché il consiglio deve continuare a esercitare il suo ruolo, però certo, sicuramente si va più cauti, no, su un emendamento. Se un consigliere lo fa proprio, se è proprio della proposta popolare, diventa un po' l'alter ego dell'amministrazione in quel caso. Quindi eventualmente le proposte emendative dovrebbero essere vagliate quantomeno da chi se ne fa portavoce. Nel caso in cui la proposta popolare viene presentata in consiglio in quel testo, il consiglio comunale può fare tutto. Poi c'è un problema di sensibilità e opportunità, dal punto di vista formale può fare tutto, però è la sensibilità. Poi diciamo su questo lo statuto comunale, magari queste potrebbero essere delle proposte di modifica, lo statuto comunale non mette dei paletti a come può essere modificata questa delibera. Questo emendamento, facendola breve, stravolgeva completamente la delibera, perché la delibera diceva di riportare il mutuo dallo stadio Casadeno a questa struttura per i disabili, e con l'emendamento si diceva che i disabili potevano andare a fare queste attività in altre strutture che sarebbero state costruite con un monte ore da stabilire, quindi cioè aveva un senso completamente diverso, non era un emendamento, era una nuova delibera sostanzialmente. Fatto sta che solo per conflitti interni alla stessa maggioranza di Ottaviani, una di quelle forze che in quel momento non era in rapporti proprio di liaci con Ottaviani ha detto chiaramente che quell'emendamento non l'avrebbe votato. Non avendo i numeri, il sindaco ha detto ritiriamo la delibera e discutiamola per poi riportarla in consiglio. Dopo 3 o 4 mesi adesso mi pare siano passati, quella delibera popolare di 700 firme in un mese, in due mesi, ancora sta in qualche cassetto, e ormai quei soldi lì sono stati spesi per lo stadio, mi sarà difficile, impossibile tornare indietro. Questa è una cosa che purtroppo forse bisognerebbe intervenire sullo statuto per inserire delle sanzioni di tipo politico quando un'amministrazione non tiene in considerazione una delibera.
questa delibera non è mai tornata e della questione non è stata... Forse che stia in commissione. Sì, forse è tornata in commissione, però in consiglio comunale non è più tornata e tra l'altro la Cassa Depositi e Prestiti ha dato l'ok a questa deviazione del mutuo, quindi ormai tornare indietro è abbastanza complesso. Il problema è che lo statuto ti dice solo che tu entro 90 giorni devi presentarla. Non prevede nulla di rispetto alla proposta. Certo, quindi, tra l'altro lo statuto è stato modificato e nessuno ha fatto una qualsiasi proposta per modificare questo articolo e migliorarlo, comunque questo bisogna sottolinearlo. Quindi per chiudere possiamo dire che al momento la partecipazione attiva si ritaglia uno spazio a Frosinone con la cazzimma, la chiamerebbero in Campania, non lo so, cioè, con una certa energia che passa per le solite associazioni, le stesse persone che si vede pure qualche volto nuovo, qualche giovane ultimamente, che non si demoralizzano nonostante tutto, e sulla sanità, anche sull'acqua abbiamo visto che alcuni risultati importanti sono stati raggiunti, così come sulle terme romane, per cui se non ci si costruirà un palazzo sopra forse bisognerà ringraziare solo le associazioni e nessun altro, tutto qua. Vabbè, no, allora l'altra delibera di iniziativa popolare è stata quella per cui sono state raccolte le firme dal Partito Socialista, e che impegnava il Consiglio Comunale a votare la rescissione del contratto per colpa con Acea. Una colpa ampiamente dimostrata da 3.000 documenti, da 3.000 cose, cioè di tutto di più c'era, veramente non c'era il dubbio che questa colpa non ci fosse, insomma. C'è sempre stata. Vabbè, a parte anche lì, tutta una questione di sensibilità, no? Noi arriviamo lì alle 7:30 e c'era un problema di ordine pubblico per quanto riguardava il derby Latina Frosinone. Quindi consiglio comunale vuoto, perché si doveva decidere se poi, quando, come, perché, con quanta polizia, con quanti carabinieri, con quanta guardia di finanza si dovesse fare questa partita. Dopo di che, fra l'altro, il sindaco Ottaviani non ha voluto neanche far presiedere la seduta dal vice sindaco. Questa è una cosa assurda, il vice sindaco fa ancora da poco, non conta niente. No? Comunque, detto questo, adesso passo avanti sul discorso, era partecipata, quindi molti l'hanno vista. Anche lì la solita cosa, questa delibera è rimasta nei cassetti, è stata presentata l'ultimo giorno utile. E anche lì è arrivato fuori l'emendamento questa volta è stato suggerito da, adesso non ricordo il nome del consigliere, che però pare sia il ventriloquo di Ottaviani, no? Della sua Benedetti, che da tutti viene considerato il un po' Ottaviani Moreno, e questo è il pupazzo, no? Che parla. Nella quale questo emendamento si diceva che impegnava praticamente il Comune non a rescindere il contratto con Acea, ma a porre in essere tutte quelle iniziative per difendere i cittadini, compreso eventualmente la rescissione del contratto, il che stravolgeva tutto, perché era proprio il focus. Esatto, ma poi voi lo sapete meglio di me. Che succede? Succede che i primi, innanzitutto si vota la sospensione dell'assise per decidere se si doveva votare l'emendamento o no. Io, basta, voi l'avete presentato. A parte che già una proposta di rescissione del contratto con Acea era stata presentata nel 2011. In due anni ancora la gente non sapeva niente, non aveva studiato niente, i consiglieri, assessori, non sapeva. Detto questo, ci si deve ridurre all'ultimo minuto per discutere questo emendamento. Alla fine c'è la sospensione, si esce fuori e membri del PD votano l'emendamento dicendo che per difendere la cittadinanza, nel senso che l'oggetto qual era? Era che per mettere in piedi una pratica di rescissione del contratto con Acea si rischiava, se le cose non fossero state comunque controllati o comunque riviste o comunque giuridicamente perfette, i cittadini avrebbero rischiato danno erariale. Esatto, danno erariale.
a parte come disse Severo Lutrari, ormai le cose erano, però anche io parlo di un'opportunità politica. È chiaro che un procedimento di rescissione con un ente così grande come Acea, che ha una multinazionale in mezzo, che ha il più grosso palazzinaro di Roma dentro il consiglio di amministrazione, non è che arrivano quattro. Però almeno l'opportunità politica di dire no, noi vogliamo che tu, sindaco Ottaviani, vai alla consulta dei sindaci con una delibera dietro votata e chiedi la rescissione del contratto. Cioè era quantomeno l'opportunità di mettere in difficoltà il sindaco Ottaviani. Neanche questa opportunità è stata colta, perché era un'opportunità quantomeno di scaltezza politica a dire no, tanto tu. Io adesso faccio nome e cognomi, mi sembra forse i consiglieri Martini e Turiziani. Infatti Stefania, se c'era glielo avrei chiesto. Cioè coglie almeno l'opportunità politica di mettere in difficoltà il sindaco di fronte alla consulta. E fra l'altro voglio denunciare, quindi allora se l'opposizione non ha neanche questa capacità, non dico di fare approvare delle cose importanti, ma di mettere in difficoltà il sindaco, insomma qui veramente allora non si tratta neanche proprio di democrazia, ma si tratta di essere completamente indifesi. Come diceva, già la giunta ha enormi poteri, se poi non si riesce neanche a mettere il granello o bloccare il piccolo ingranaggio o la piccola cosa per creare difficoltà, è finito. Cioè non è che non c'è democrazia, non c'è opposizione e quindi non c'è la possibilità di fare nulla. Faccio presente un'altra cosa, in quella delibera c'era scritto però che si impegnava il comune e il sindaco a impedire i distacchi da parte di Acea dei contatori. Ebbene, questo a Frosinone sta avvenendo, nonostante sia stata votata una delibera annacquata che non determina la rescissione del contratto, ma che comunque impone a Acea di non distaccare i contatori. Acea sistematicamente stacca i contatori e il sindaco Ottaviani non dice nulla, eppure lui l'ha approvata pure lui quella delibera. C'è l'emendamento del pupazzo Moreno suggerito lui, allora questo potrebbe essere, questo parlando di futuro per quanto riguarda i partiti di opposizione che sono in consiglio, di sollevare questa cosa che è gravissima. Poi quando ci sono dei sospetti di certe collusioni, poi alla fine dice vabbè, la pensi male, e poi il distacco della politica è quello che ne segue. Se tu approvi una delibera che obbliga Acea a non distaccare i contatori, questi li distaccano e tu non dici nulla, questo è quanto, insomma. Praticamente mettendo insieme tutti gli elementi, no? Economici, tutti il quadro economico, il quadro della qualità della vita legale, eccetera, eccetera, mettendo insieme tutti questi gli indicatori, secondo me noi non ce ne usciamo da questa situazione, da questo quadro, che mi dica lui con il Frosinone in Serie A, anzi secondo me sarà una debacle ancora peggiore, perché scusatemi se mi permetto di dire, avendo girato un po' per l'Italia, ho visto cosa ha significato le promozioni in Serie A in alcune zone d'Italia dove la società civile è inesistente. Cioè, una cosa è vedere i tentativi, cioè voglio dire, ma perché ti faccio un salto un po' di parafrasi, ma nessuno ha fatto l'ipotesi per il Frosinone in Serie A di fare un azionariato popolare, no? Cioè, voglio dire, ma è questo, noi facciamo, andiamo in Serie A facendo tutta un'operazione di operazioni di azioni che vengono vendute, di queste e quest'altro. Scusa, ci assolidiamo perché la cosa va bene. No, voglio dire, però voglio dire, nella società, nel
nel quadro culturale di questa città, nel quadro culturale politico dei partiti eccetera eccetera, anche nella testa non c'è, c'è e poi ci lamentiamo del discorso della corruzione eccetera eccetera, ma mi volete dire da 20 anni a questa parte i partiti che governano nelle città, tutti, nessuno escluso, a chi ha guardato, verso quale lato hanno guardato? Hanno guardato verso la povera gente, verso gli operai, verso le associazioni, oppure hanno cominciato a guardare più verso l'imprenditorialità eccetera eccetera? Cioè voglio dire, queste cose bisogna anche un attimino, non è una culpa, però è questo l'andamento, il risultato finale è il seguente. Però vi consiglierei, cioè quando, soprattutto ai partiti che sono, naturalmente il mio concetto di Messina non è un attacco frontale, cioè però voglio dire, ma al PC, al PD locale o al PSI locale, cioè, ma perché non si vanno a guardare il sito dei comuni che stanno in Emilia Romagna, come si rapportano con la società civile? Guarda, ci sono proprio dei siti di internet, ci sono delle pratiche, no? Delle pratiche ormai consolidate da anni, dove il sindaco prima di fare una cosa, o qualsiasi assessore, prima chiama le associazioni, porcaccia miseria. Io qui sento nell'area culturale di questa città, ma anche di tutte le città del sud, quasi tutte, eccetto in alcune, sento dire, ma dai, quelle delle associazioni sono dei cazzoni, non hanno pragmatismo, non hanno, no, pensano alla città. E non esiste in questa è la città di Gelli, di Andreotti, eccetera, eccetera, non esiste una pratica, neanche nella testa delle persone più avanzate, culturalmente più avanzate, una pratica di partecipazione, di democrazia, di coinvolgimento e di mettere insieme la gente. Non esiste, diciamocelo queste cose. Questa cosa esiste nella sinistra in particolare, se vogliamo parlare di questo problema del, beh, questa è una cosa nazionale, eccetera. Dove sta la sinistra? Vabbè, negli anni passati, queste divisioni, eccetera, eccetera. Ma nelle pratiche, all'interno dei comuni, del comune, in questa provincia, dei comuni, io vi chiedo, c'è una pratica? Allora, l'unico comune che si è iscritto ad avviso pubblico, sapete cos'è avviso pubblico? È l'organizzazione antimafia delle amministrazioni pubbliche. L'unico comune iscritto ad avviso pubblico quest'anno, che si è iscritto quest'anno, della provincia di Frosinone e forse di tutto il Lazio, è Ceprano, perché è stato eletto il sindaco Marco Galli, che quando abbiamo parlato di questo a tutti gli assessori eccetera, e abbiamo avuto contatto con persone che dovevano fare la pubblica amministrazione del PD e di altra sinistra, non sapevano manco che era avviso, però non c'è all'interno, facciamo un'analisi di questo, all'interno di questi comuni, di queste amministrazioni comunali in provincia di Frosinone, ma nella testa delle persone che operano all'interno delle amministrazioni dei partiti locali, non esiste questa pratica di mettere in moto meccanismi di partecipazione, non c'è mai stata. Allora, naturalmente, mettendo insieme questi indicatori, alla fine cosa viene fuori? Il quadro negativo. Qual è la soluzione allora? È percorrere sempre le stesse vie, sempre gli stessi discorsi? Cominciamo a rifare tutti i meccanismi? Oppure passiamo da qualche altra parte? Noi stiamo discutendo. Cioè, il problema è da dove passiamo? Questa, per esempio, mi viene in mente allora una soluzione. Per esempio, io vedo una buona soluzione questa nuova idea della coalizione sociale che lanciato Mussini. Io penso che... No, la lancio, io questa cosa la lancio così... Cioè, se la l'audietà, ma che non dici niente di quanto ti dirò. Cioè, devi portare solamente doglianza, che da parte mia non ci saranno doglianze. Contrariamente alle altre riunioni, ho notato un certo pessimismo e secondo me anche ingiustificato, perché arriva dopo un momento di quasi esaltazione di
questo, come chiamarlo, di questo comitato, di questo raggruppamento di cittadini e di associazioni, e non ho visto, non ho sentito sottolineare quell'esito positivo di quella battaglia riguardo all'archeologia in città, che invece secondo me poteva essere l'insegnamento, perché contiene alcuni elementi che ci indicano come comportarci anche in altre situazioni, intanto. E poi ci fa essere meno pessimisti, perché evidentemente quando le cose riusciamo a farle in un certo modo e quando cogliamo le cose da fare, l'obiettivo si riesce a raggiungere. Quindi tutto quel pessimismo che ho sentito nel corso di questa riunione, secondo me, non è che sia ingiustificato, perché viviamo pur sempre a Frosinone, quindi non essere pessimisti potrebbe essere, dire essere degli idioti sostanzialmente, però insomma ci sono degli elementi. Intanto stiamo qui alle 11:30, insomma, o siamo tutti fuori, oppure c'è qualche elemento, non per essere ottimisti, ma per essere, come dire, realisticamente disposti a fare delle cose e riuscire a farle. Pessimismo della ragione, ottimismo della volontà. Ho l'impressione che, a parte il fatto di non, è un vizio antico quello di non sottolineare le cose buone che si riescono a fare e non studiarle a sufficienza per poter imparare da esse, c'è, a mio avviso, l'esigenza di chiarire un po' meglio il problema che ci troviamo di fronte. E porto l'esempio, un esempio concreto di qualche giorno fa, delle elezioni amministrative, in particolar modo quelle di Ceccano, che mi sono sembrate, anzi dovrei dire ci sono sembrate, perché mi sto riferendo in sostanza all'analisi che io condivido pienamente, ma che ha fatto Ignazio Mazzoni, che molti di voi conosceranno, su un3.it, proprio appunto sulle elezioni amministrative a Ceccano. Ci sono alcuni elementi che secondo me ci danno delle indicazioni utili per riflettere sulle problematiche esposte da Francesco Notarcola prima, a cui ha replicato ponendo altre problematiche Vincenzo Iacovissi, rappresentante dei partiti, quindi Alberto Guardini. Faccio notare tra parentesi che qui erano presenti alcuni partiti e alcuni altri no. Anche questo è un elemento che va notato. Poi chi è presente naturalmente si becca tutte le contumelie, chi non è presente no, perché non c'è, e questa è un'altra cosa che va sottolineata. Quali sono gli elementi che secondo me, secondo noi dovrei dire, manifestato Ceccano nel primo turno delle elezioni amministrative? Faceva notare appunto Ignazio Mazzoli nel suo articolo di commento, di analisi di quella situazione, che nelle liste, tra le liste che hanno partecipato a quella competizione, le liste che sono poi emerse, che quindi partecipano al ballottaggio, sono, più che liste coalizioni, sono quelle coalizioni che al loro interno contengono delle strutture partitiche, o se non strutture partitiche, contengono delle esperienze partitiche forti. È il caso del primo arrivato, il nome non mi entra proprio in mente, Carigiori, nella quale coalizione ci sono delle esperienze partitiche forti, ed è il caso anche del secondo arrivato, Compagnoni, all'interno della cui coalizione vi sono delle esperienze partitiche forti e vi sono dei partiti ancora strutturati, per quanto criticabili, per quanto insomma in via di, come si può dire, di estinzione, no, perché riescono ancora a produrre, questa è la cosa che dovremmo porci. Nel caso di Ceccano, quindi abbiamo i candidati di coalizioni contenenti strutture partitiche, i candidati a sindaco, prendono meno voti della somma delle liste facenti parte della coalizione. I candidati invece, le cui coalizioni non contengono esperienze di partito né strutturate né passate, prendono più voti della somma delle liste che hanno intorno. Il risultato è che il sistema più efficace per raggiungere lo scopo è quello, sembrerebbe da questa esperienza, è quello di avere all'interno delle strutture partitiche.
poi c'è l'altro problema, quello che introduceva lui, cioè i partiti che noi abbiamo di fronte non sono in grado di assorbire quello che viene dalla cosiddetta società civile, che voglio dire soprattutto a te, è tanto più civile quanto più è alto il livello della società politica, e quindi pretendere in un luogo dove il livello della comunità politica è tanto basso, pretendere in questo luogo di trovare una società civile perfettamente sviluppata è quasi una contraddizione in termini, perché in un certo senso è la comunità politica che produce una buona comunità civile, come tu stesso dicevi per esempio a proposito di quelle regioni dove un'altra politica si è manifestata negli ultimi 50 anni e ha prodotto così una società civile capace di partecipare, capace di farsi ascoltare, di determinare delle cose materialmente all'interno del loro territorio. Messa così la cosa sembrerebbe non risolvibile, perché da una parte noi avremmo bisogno di partiti, perché senza i partiti l'attività politica non è efficace a sufficienza per raggiungere l'obiettivo, dall'altra parte abbiamo dei partiti impermeabili alla società civile più o meno sviluppata, più o meno attenta, per cui il problema non è risolvibile, perché non riusciamo a trovare un metodo per essere efficaci da una parte, dall'altra per essere efficaci rispetto alle finalità che vorrebbe la società civile. Come se ne esce da questo guazzabuglio, da questo pantano? È chiaro che non è sufficiente che un soggetto da una parte avanzi nei confronti dell'altra, e tantomeno è sufficiente che dall'altra solamente si avvii un percorso. Il percorso che noi invece stiamo facendo potrebbe essere quello che ci porta ad una qualche soluzione. Cioè, e torno all'esperienza archeologica, chiamiamola così per sintesi, dove abbiamo raggiunto l'obiettivo. In quel caso c'è un aspetto che secondo me, anzi due aspetti che andrebbero sottolineati. Primo aspetto, il coordinamento delle associazioni è stato in grado di produrre anche capacità tecniche, di manifestare capacità tecniche, quindi di realizzare delibere, studiarsi le delibere, scrivere alla Cassa Depositi e Prestiti, manifestare tecnicamente il problema, cioè ha messo insieme competenze tali per cui l'amministratore, per quanto fosse interessato a tutt'altro, non ha potuto che tenerne conto. Cioè, cosa ha fatto il coordinamento delle associazioni dei cittadini, perché io sto qui in forma privata sostanzialmente, cosa ha fatto di buono affinché riuscisse ad essere efficace? Si è comportato in un certo senso partiticamente, cioè ha tenuto conto delle capacità professionali, delle sensibilità presenti al suo interno, le ha opportunamente organizzate, opportunamente finalizzate, e quindi ha raggiunto l'obiettivo. Si è comportato partiticamente. E questo è il... Sì. Partiticamente però come? Non chiamo il partito per un'eccezione negativa, cioè partiticamente in quel senso che ho detto, cioè ha organizzato le forze che aveva per raggiungere uno scopo. Però un tempo cosa succedeva? Che queste capacità tecniche venivano organizzate anche dai partiti nella società civile e servivano per selezionare una classe di gente che andava a... Questo meccanismo non c'è più. Per cui questa cosa rimane, noi adesso dovremmo preoccuparci di come queste capacità che riusciamo ad esprimere, riusciamo a mantenerle in vita anche per altre cose, perché se non si disperde. Allora qual è la forma? La forma qual è? La forma è il solito partito, la solita organizzazione partitica, la solita forma organizzazione partitica che conosciamo da 30 anni, o è qualcos'altro? Questo dovremmo chiederci, chiudo un po' più. Ma io la risposta non ce l'ho a questa domanda, cioè, nel senso non so alla fine dove sfoceremo con questo tipo di organizzazione. Dico, non fermiamoci, perché abbiamo fatto delle cose, imitiamo quelle cose buone che abbiamo fatto, che ci hanno dato il risultato, traiamo insegnamento da quelle cose e cerchiamo di replicarle per quanto sarà possibile, continuando. Un'altra cosa positiva di quell'attività che noi abbiamo svolto a proposito dell'archeologia
un'attenzione che abbiamo avuto nel muoverci in quel campo è non aver messo l'archeologia contro altro. Noi non abbiamo parlato, io non ho parlato, voi non avete, chi è intervenuto pubblicamente a livello individuale o collettivo non ha parlato contro lo stadio, ma ha parlato a favore del museo, cioè ha ragionato come? Politicamente, anche qui ha avuto un atteggiamento di un partito serio, che non esiste ancora, poi i comportamenti ci sono già e anche questo andrebbe sottolineato, anche questo va sottolineato. Abbiamo avuto la capacità di ragionare politicamente vuol dire tener conto costantemente nello stesso istante di tutte le problematiche e tutte le esigenze presenti nella città, comprese le esigenze di chi vuole andare a vedere la partita del Frosinone in Italia. Scusa, chi era contro ha provato a tirarci contro questo fatto, dall'altra parte ci hanno provato, per caso io non ho visto cedimenti da parte delle associazioni e del coordinamento delle associazioni, anzi ho visto serietà in quella direzione, perché ragionava politicamente, è riuscito il coordinamento a ragionare politicamente e quindi ha raggiunto i risultati. Ora questa è una direzione, cioè abbiamo detto prima, schematizzo, abbiamo la posizione di Francesco Notarcola che dice dobbiamo superare l'appartenenza, non dice rinnegarla, ovviamente lui è uno che appartiene e è appartenuto con tutta l'anima, quindi non dirà mai un obbrobrio del genere, ma superiamola, dice lui. Dall'altra parte, e l'analisi di Cercano che facevo prima ce lo dimostra, Vincenzo Iacovissi ti dice che l'efficacia politica si ha nei momenti in cui c'è una strutturazione partitica. Poi si può criticare che quel tipo di partito non ti piace perché persegue degli scopi che non condividi, ma che sia necessario raggiungere degli scopi, questo è innegabile, credo, è innegabile. Allora il problema qual è? Il problema è fare in modo che mentre i movimenti si, tra virgolette, partitizzano, nel senso che acquisiscono capacità di lettura politica della realtà e di azione politica nella realtà, dall'altra parte i partiti devono rendersi conto che essendo stati per lunghi decenni impermeabili e assolutamente autoreferenziali, cioè non rappresentativi di un bel cavolo di niente, devono avere l'umiltà non di mettersi la cenere in testa, ma di rendersi conto che probabilmente c'è qualcuno nella cosiddetta società civile che ha qualche cosa da dire e i partiti hanno qualche cosa da imparare. Quindi è un doppio movimento che secondo me può portarci ad una qualche soluzione che non sia lo stallo, come abbiamo vissuto in questi ultimi decenni, perché non è che siano mancate le critiche ai partiti in questi decenni e non è che da parte dei partiti siano mancate le angherie nei confronti dei cittadini, come continuano ad esserci normalmente con schifezze annesse e connesse, come abbiamo visto a Roma. Però sicuramente c'è la crescita di una coscienza all'interno dei cittadini, e ripeto, non ho, sarà per questo che stiamo qui a quest'ora, potevamo stare tranquillamente a fare le cose nostre, e sottolineo che qualcuno c'era e qualcun altro no, perché anche questo deve fare la differenza. Noi dobbiamo accusare i socialisti, dobbiamo accusare il PD, dobbiamo accusare SED, dobbiamo accusare tutti quelli che dicevano di rappresentarci e non ci hanno rappresentato neanche per il cavolo. Però c'è qualcuno che magari non si mette la cenere sulla testa, però sta qui a prendere le contumelie, e qualcun altro invece ha ritenuto di non esserci qui, e quindi questo qualche differenza potrà pure farla in futuro. Io direi quindi con animo libero e senza eccessivi pessimismi, perché io non sono un ottimista, ma anche pessimista è con tutto il cuore, cioè non riesco più a sentire la lamentela, il lamento è deleterio assolutamente, ci fa male, non ci porta da nessuna parte. Quindi essere ottimisti no, perché non abbiamo gli elementi, ma essere anti pessimisti con determinazione assoluta, abbiamo delle cose da fare, siamo in grado di farlo, abbiamo già dimostrato agli altri e a noi stessi, cosa importante perché ci serve per caricarci. Dobbiamo pretendere da chi ha la funzione politica, cioè dei partiti, che riescano ad essere più permeabili alle cose che accadono, cioè mettere in movimento da due direzioni, noi che
stiamo andando in direzione dell'organizzazione, diciamo così, e le organizzazioni esistenti che devono andare incontro ai movimenti perché ne hanno assolutamente bisogno per rilibrarsi, per riassorbire energia e per rigenerarsi, come le organizzazioni hanno saputo fare nel corso degli ultimi 150 anni, quelle serie e quelle che sono sopravvissute.